Io chiedo scusa alla famiglia e agli altri perché dovevo parlare prima, ho chiesto di parlare alla fine perché non ho conosciuto Vito, l'ho conosciuto questa sera. E volevo appunto avere elementi in più per poter dire qualcosa che, come è stato già auspicato, rimanga. Però ho conosciuto il padre da un po' di anni, forse anche la mamma di meno, però il padre di Dio, amico di Don Giuseppe, e quindi frequentatore della nostra famiglia, dei nostri ambienti, i ragazzi forse di vista, ma non ci siamo mai. È stato detto che deve rimanere qualcosa di Vito, ed è stato ribadito da tutti la musica, ma secondo me non basta, deve rimanere qualcosa in più, perché un ragazzo senza alcuna colpa che viene investito a 30 anni, 33 anni, ah, 29 anni, e quindi viene stroncata una vita proprio nel pieno della sua giovinezza, evidentemente c'è qualcosa in più che dobbiamo intuire e che dobbiamo far nostro. Ho sentito che stava a Roma non per la musica ma per lavorare, e allora cominciamo da questo. Si è dato da fare per trovare lavoro, e questa è un po' la preoccupazione di tanti giovani oggi, che si preoccupano di trovare un lavoro che sia dignitoso ma che sia capace di dare anche una risposta alle proprie esigenze, e mi sembra che Vito l'abbia fatto, e quindi ci lascia un esempio di intraprendenza, non di pigrizia, non di rassegnazione. Ci lascio un esempio in cui, quando c'è la volontà di andare avanti, non si rimane delusi, e né ci si può fermare alle prime risposte negative, perché purtroppo oggi non ci succede. Quante risposte all'inizio sono tutte negative, e se ci fermiamo a quelle ci chiudiamo in noi stessi e non andiamo avanti. Allora prendiamo da Vito questa volontà di intraprendenza, di andare avanti, di trovare qualcosa che gli desse soddisfazione tenendo la musica come hobby. E allora la musica diventa qualcosa che riempie ciò che mancava, dà quel senso di bellezza, di soddisfazione, ma certo non può riempire tutta la vita. Ecco, la vita va riempita con degli ideali, e il trovare un lavoro dignitoso è un ideale. Ma cosa ci lascia ancora indirettamente? Che noi possiamo osservare tutte le regole personalmente, possiamo essere osservanti del codice stradale, però c'è sempre qualcuno che non lo fa e che ci rovina la vita. E allora non basta che qualcuno lo faccia, tutti. Ecco l'altro esempio che Vito ci lascia. La necessità che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità, pensando non solo a se stesso ma anche agli altri. Pensare che una distrazione, una non responsabilità, una non serietà in tutti i campi della vita, non solo nella guida, ma in tutti gli altri campi, può danneggiare gli altri. Questo ci deve far pensare molto e ci deve aiutare in quel cammino educativo. Non per niente è la scuola che ha preso questa iniziativa, ed è vero che sono le istituzioni che per definizione devono educare e devono volere il bene dei cittadini: la scuola, il comune, le associazioni, fare in modo che nasca questa cultura della serietà, questa cultura di guardare all'altro, della responsabilità che non è solo personale, è anche degli altri. E allora io auguro e auspico che questa associazione, attraverso la musica, attraverso questi momenti di aggregazione, faccia comprendere, magari dicendolo all'inizio, com'è importante che ognuno si assuma le sue responsabilità, giovane o anziano, non ha importanza.
E alla fine, per chi crede, niente viene per caso. Il Signore ha voluto dire qualcosa, lo dobbiamo scoprire cosa ci ha voluto dire. E questa sera c'è una risposta. Tutta questa gente che è presente, tutte le istituzioni che sono chiamate a riflettere su questo, non l'avremmo avuto. Non per questo bisognava che fosse questo, ma prendiamo un aspetto di luce da tutto il buio che nasce da una tragedia del genere. E forse siamo chiamati tutti attraverso questo sacrificio a pensare che ognuno di noi deve fare la sua parte e che alla fine, ma non è una consolazione, è una verità, come diceva Don Battista, per chi crede la vita non è mai tolta ma trasformata, e davanti a Dio non c'è età. Gesù è morto a 33, i santi, quelli più eclatanti, non hanno superato i 50 anni. Per dire che non sono gli anni che fanno la saggezza e fanno l'importanza della nostra vita, la vita. Lo fa ciò che noi lasciamo in eredità agli altri. E Vito ci lascia questa eredità di un ragazzo che non si è fermato ai primi ostacoli, che ha trovato e ha cercato anche attraverso la musica di dare senso alla sua vita, e alla fine il Signore lo ha chiamato a sé. Forse il suo tempo era quello, era scaduto. Il Signore lo ha trovato degno di chiamarlo con sé. E questo noi interessa. Il resto lo prendiamo come sua volontà, come quando il bambino, davanti a un rifiuto della mamma, può pensare: mia madre non mi vuol bene. In realtà la mamma sa che proprio in quel momento che gli dice no, o lo punisce, è perché ha bisogno di crescere, di capire. Oltre, non capirà dopo. Nella fede noi possiamo capire che niente viene perduto di tutto il bene che si fa, e penso che Vito ne abbia fatto di bene fino ad essere vittima di una violenza che certamente lui non ha voluto, ma che diventa per lui e per noi un esempio di vita. Auguri a tutti voi, grazie ai genitori. Io sono veramente emozionata per questa cerimonia. Vi voglio informare che passeremo dall'altra parte, dove appunto c'è l'aula musicale. Ci sono due targhe, ma noi ne scopriremo una sola, perché due. Una è all'esterno, dal momento che io vi dicevo che sarà utilizzata anche dalla comunità tutta, e l'amministratore comunale ha predisposto la targa per l'esterno. La targa interna alla scuola, quella che appunto noi andremo a scoprire, è stata offerta dall'architetto De Gregorio, che è il marito della vice dirigente. Come diceva appunto la professoressa Zarubbi, loro sono legati da amicizia, i figli erano legatissimi, Vitto era molto legato a Luciana, e quindi l'architetto De Gregorio ha voluto offrire questa targa. Adesso ci dirigiamo tutti quanti dall'altra, nell'altra ala, per la benedizione e per scoprire la targa, e poi per il taglio del nastro.